Assolutamente, siamo tutti molto soddisfatti. Direi che quest'anno in termini di risultati e di qualità del lavoro è stato l'anno un po' della svolta. 4 anni fa avevamo l'obiettivo di tornare ad essere un punto di riferimento per il tennis regionale, quando erano anni che si faceva un pochino fatica, e quest'anno i risultati ci stanno dando ragione. Siamo passati a 160 ragazzi iscritti tra scuola tennis e agonistica. Ricordiamo che siamo partiti da 100 4 anni fa, quindi un incremento veramente molto importante. E in termini di risultati abbiamo vinto il campionato regionale Red a squadre, che coinvolge i più piccolini, proprio 5-6 anni, che per noi è un grande motivo di orgoglio, perché vogliamo, la nostra filosofia non è quella di prendere ragazzini già formati, ma crearli proprio noi da zero. Quindi vincere un titolo regionale coi piccoli è stato sicuramente motivo di orgoglio. In più abbiamo avuto una squadra dopo tantissimi anni che si è qualificata per la fase nazionale, in questo caso di macroarea, dei campionati giovanili, e parliamo delle nostre ragazze under 12 che hanno battuto il Club Atletico Faenza e hanno raggiunto questo bellissimo risultato. Inoltre quest'anno abbiamo Gaia Migliorini per l'Under 11 femminile e Tommaso Capanni per l'Under 13 maschile, che si sono qualificati per i campionati nazionali che racchiudono, che comprendono i più forti ragazzi 32 e ragazzi d'Italia. È certamente un momento magico, perché la promozione in B1 con una giornata d'anticipo non è l'unico risultato, anzi è la punta di un iceberg, vorrei sottolineare. Infatti è arrivata la notizia che nell'Under 12 femminile a squadre la nostra rappresentativa, quindi quella del Club La Meridiana, si è qualificata alle fasi nazionali, che per noi è un traguardo veramente incredibile. Poi è verissimo, e stimo molto Fumagalli, quindi sono contento dei suoi grandissimi risultati, però è chiaro che il club sta investendo molto sulla scuola, sui ragazzi giovani, e quindi i risultati giovanili ci interessano particolarmente. Degno di nota sicuramente l'ultimo torneo IOM a Sassuolo, dove praticamente i nostri ragazzi hanno spopolato, e nell'Under 12 maschile, femminile, Under 14, addirittura una finale con due ragazzini nostri opposti uno all'altro. Quindi veramente un 2022 all'insegna del, io direi, risveglio, visto che da un po' di anni che non facevamo così tanti risultati, è proprio all'insegna del risveglio.